Zona Cesarini. Di nuovo la buonasera da Maurizio Ruggeri per questa puntata di Zona Cesarini con Ombretta Conti in regia, Tony Tisi per l'assistenza al programma, Fabio Lelli e Vittorio Bulgherini per quanto riguarda il coordinamento tecnico. Allora, oltre 40 saranno le città italiane e 20 quelle estere in cui migliaia di podisti scatteranno contemporaneamente alle ore 10.30 il 6 aprile per partecipare alla gara competitiva di 12 km mentre poi ci sarà anche la gara non competitiva di 4. Stiamo parlando del Vivi Città, che si correrà anche lungo le mura delle carceri in alcune città, dove si potrà correre a fianco dei detenuti. Noi ne parliamo con la vice direttrice del carcere di Rebibbia, Anna Del Villano. Buonasera, buonasera signora. Buonasera. E con il presidente dell'UISP, Vincenzo Manco, Unione Italiana Sport per Tutti. Buonasera presidente. Buonasera a voi. Io mi ricordo di aver partecipato a un Vivi Città bellissimo che partiva da Castel Sant'Angelo tanti anni fa. Adesso non so quanti anni sono che il Vivi Città c'è, credo che siano decine e decine di anni, ed era una cosa bellissima perché c'erano questi schermi luminosi che inquadravano le città di tutto il mondo, insomma, che partivano all'unisono, insomma, voglio dire, nella stessa ora per partecipare. Adesso c'è un progetto anche molto nobile, perché c'è quello sull'impegno civile, sociale, ambientale, quello della solidarietà, e soprattutto anche questo fatto che si potrà correre lungo le mura delle carceri. Non è vero, vice direttrice Anna Del Villano del carcere di Rebibbia? Sì, la Vivi Città in realtà si corre in carcere già da diversi anni. Io personalmente mi sono occupata dell'organizzazione già dal 2009, però la particolarità era che negli anni precedenti la Vivi Città in carcere si correva in una data successiva rispetto alla manifestazione ufficiale. Invece quest'anno a Rebibbia, nuovo complesso, si darà il via alla Vivi Città, quindi alle 10.30 partiremo con questa bellissima manifestazione in cui i detenuti potranno correre insieme ad atleti esterni, a poliziotti penitenziari, ai nostri rappresentanti delle Fiamme Azzurre, quindi avremo una partecipazione numerosa e sarà quindi un momento di festa per tutti noi. Presidente dell'UISP Vincenzo Manco, anche a Palermo un gruppo di detenuti e Lucciardone correrà lungo le vie centrali della città, no? insieme ai cittadini. Sì, a Palermo e in altre 20 città. Noi quest'anno facciamo, come lei ricordava, insomma, tantissimi anni, è la 31esima edizione del Vivi Città, e nel tempo abbiamo voluto, anche tenendo appunto in considerazione la grande forza anche di penetrazione rispetto al tema della socializzazione e dello sport soltanto come diritto ma soprattutto come strumento di benessere psicologico e benessere e capacità di relazione, e aver voluto ormai anche qui da una trentina d'anni con il nostro progetto Porte Aperte sensibilizzare sempre di più il Dipartimento di Giustizia, il Ministero e le case circondariali e gli istituti penitenziari, e siamo riusciti ormai in questa 31esima edizione a far entrare in questo rapporto, come dire, diretto con il territorio la nostra manifestazione all'interno di 20 istituti. La parte più importante quest'anno la svolgeremo appunto in Rebibbia e il 6 di aprile all'Istituto Penitenziario di Opera di Milano. Torniamo alla vice direttrice del carcere di Rebibbia, Anna Del Villano. Lo sport, e in particolare lo sport per tutti, ha una valenza enorme, no? Fortissima, educativa, insomma, per concorrere alla riabilitazione, no? dei detenuti. Beh, lo sport è qualcosa di importante, penso, per tutti, no? Perché aiuta a vivere una vita completa, no? Ad avere un equilibrio psicofisico. In carcere ha una valenza ulteriore perché risponde proprio a quelle esigenze rieducative previste dalla Carta Costituzionale, proprio per i valori di aggregazione, di autodisciplina che caratterizzano l'attività sportiva. Quindi sicuramente in carcere lo sport va valorizzato, e in questo senso, ad esempio, recentemente, lo scorso 3 dicembre, è stato firmato
un protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e il CONI, proprio per implementare sia la pratica sportiva ma anche la formazione nello sport e quindi introdurre sempre di più lo sport all'interno del carcere. Sicuramente, Presidente Luisp Vincenzo Manco, sono tantissime le città italiane e naturalmente attorno al mondo che partecipano, per esempio ci sono delle iniziative bellissime, a Carbonia c'è una manifestazione che punterà a valorizzare l'ex miniera Serbario dove partirà e arriverà insomma la gara competitiva, no? E che, dove si svolgerà una corsa dedicata ai più piccoli, e poi c'è il Vivi Città a Genova, poi a Reggio Emilia, a Firenze, quante sono queste città? Tantissime. Sono 40 e 20 città nel mondo, è la più grande corsa podistica internazionale che raccoglie, ha voluto appunto tra l'altro raccogliere, coinvolgere nel tempo persone, cittadini di tutte le età e appunto di tutto il mondo. Una esperienza molto bella, noi la viviamo per esempio guardando, diciamo, dando uno sguardo all'estero, in Libano, nei campi profughi palestinesi, dando l'opportunità ai ragazzi, ai bambini palestinesi, per farli correre fuori dai campi insieme ai ragazzi e bambini libanesi, per non parlare di Kinshasa, di Sarajevo, di Tuzla, di Budapest. È una, appunto, un'esperienza che nel tempo si è globalizzata, ecco, una globalizzazione che, come diceva la dottoressa Del Villano, e, come dire, barca i confini di quello che è la precarietà delle tutele dei diritti che l'economia purtroppo ha creato, invece crea forme, crea ponti, ecco, infrastrutturazione sociale tra le persone che si vedono ristrette nel loro diritto alla libertà, perché sicuramente avranno compiuto, come dire, degli atti contrari alla legge, ma che seguendo il nostro dettato costituzionale hanno bisogno appunto di forme di riabilitazione sociale. E la WISP da 30 anni, proprio facendo anche riferimento al protocollo con il CONI, tra il Ministero e il CONI, ha voluto far sentire la propria voce dicendo che noi siamo un soggetto, un'espressione, un'organizzazione che da tantissimi anni offre queste opportunità di riabilitazione, di emancipazione per la popolazione carceraria. E allora torniamo alla dottoressa Anna Del Villano, vice direttrice del carcere di Rebibbia. Lo sport è il collegamento con la società esterna, non c'è dubbio. Quali sono le attività che sono nelle carceri, insomma, oltre allo sport, per esempio? Beh, ad esempio nel nostro istituto le porte del carcere si aprono frequentemente per tutta una serie di iniziative. Abbiamo ad esempio un teatro, peraltro molto bello, di circa 300 posti, con un calendario fitto di appuntamenti, e ospitiamo quindi rappresentazioni teatrali, eventi musicali e culturali. Quindi abbiamo tantissime iniziative che si svolgono proprio per raggiungere l'obiettivo della rieducazione, tutte iniziative che tra l'altro cercano di mettere in contatto il carcere con la società esterna, perché il carcere ha bisogno di un rapporto con il mondo esterno, non può vivere da solo, deve trovare un'integrazione con le altre realtà istituzionali, con gli altri organismi, e quindi noi curiamo con particolare attenzione proprio questi rapporti con l'esterno, che sono molto importanti.